Gli esperti non hanno dubbi, si tratta dell'antica strada lastricata che tagliava Segesta. Nel corso del cantiere di scavo condotto dall'Università di Ginevra all'interno del Parco Archeologico Regionale, infatti, sono stati scoperti diversi lastroni dell'antica strada che fu utilizzata fino al periodo medievale. A darne notizie in questi giorni è stato l'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana. È un ritrovamento eccezionale che permetterà, come spiega la regione in una nota, di riscrivere l'ampiezza dell'abitato di età ellenistica, ma già nell'orbita romana, in attività sino all'epoca medievale, come denunciano importanti e bellissimi frammenti di ceramica. Ma gli archeologi sperano in altro. Si intuisce che la strada prosegua ben oltre e che potrebbe condurre ad un agorà. Attorno e sopra si è accumulato terriccio facilmente asportabile. Sul posto stanno lavorando a supporto di tecnici ed esperti anche i giovani richiedenti asilo del centro Casa Belvedere di Marsala, che ha stretto un accordo di archeologia solidale con il Parco di Segesta e l'Università di Ginevra. L'area in cui è avvenuta la scoperta è quella della cosiddetta Casa del Navarca, nell'acropoli sud dell'insediamento, in un sito dove si svolsero delle prime indagini nel 1992. Ma lo scavo venne ricoperto. Nel 2021 si è ripreso a lavorare ed è venuta alla luce un'importante pavimentazione unica nel suo genere, ma anche due mensole in pietra a forma di prua e una scritta di benvenuto. Sono stati questi ritrovamenti a far finora ipotizzare agli archeologi che questa fosse l'abitazione del Navarca Eraclio, ricchissimo armatore citato da Cicerone nelle Verrine. La casa doveva essere una sorta di sito di avvistamento, come dimostra una torre medievale che insiste sull'atrio a peristilio della dimora e da cui lo sguardo arriva fino all'odierna Castellammare. Ma è un'ipotesi di cui gli archeologi, la direttrice dello scavo Alessia Mistretta ed Emanuele Canzonieri, non sono convinti. Della casa del Navarca non si accontentano perché il loro intento non è soltanto portare alla luce altri ambienti di questo complesso monumentale, ma soprattutto comprenderne la funzione. Il ritrovamento delle prue, infatti, secondo gli studiosi, indica la probabile funzione soltanto di uno degli ambienti, che doveva essere molto grande e con pavimenti musivi di grande pregio. Come ipotesi di lavoro sono invece orientati verso un archivio in cui venivano conservati documenti, rotte, mappe sul porto che Segesta possedeva, presieduto da un questor navalis. Lo scavo va avanti e si attende di vedere a cosa porterà. La direzione del parco archeologico di Segesta segue da vicino i lavori che stanno consentendo di rivelare ciò che si aspettava da tempo, permettendo di cominciare a scoprire l'antica città di Segesta. Nei decenni gli archeologi hanno scoperto i simboli più importanti, ma poco si sa della città che si è capito essere stata elegante, raffinata, con decorazioni, mosaici, affreschi, sculture. L'intento adesso è finalmente scoprire in quale direzione Segesta aveva i suoi assi viari. E intanto sono state organizzate visite guidate a cantiere aperto. In particolare si sta cercando anche di valorizzare un percorso di conoscenza a partire dalla moschea, dall'imponente tempio dorico e dalla piccola chiesa di San Leone, interessante sito stratificato di civiltà precedenti. San Leone nasce nel 1442 su una preesistente chiesa normanna sveva di fine XII secolo, che a sua volta sorge su un edificio di età ellenistica tra il II e il I secolo a.C., i cui mosaici, riportati alla vista in questi giorni dopo pesanti interventi di disboscamento, furono poi riutilizzati come pavimento delle due chiese posteriori. Eccoci dunque al Parco Archeologico di Segesta in questo 25 aprile, dove non mancano le presenze turistiche. Vedete qui dietro di me il Tempio Dorico, che è un simbolo di questo sito archeologico così importante della Sicilia occidentale. Molti di voi sapete, Segesta è sempre una meta gettonatissima per il turismo internazionale e qui anche oggi sono presenti turisti appunto provenienti da vari paesi, da varie nazioni ed è certamente una giornata come questa molto importante per incentivare le visite
in questo luogo così ricco di storia.